Io sono nato in Francia, però cioè, i miei genitori sono di origine del Burkina Faso e quindi sono cresciuto in Italia. Ormai sono da 16 anni che sto qua, più o meno sono da 2 anni che sto a Brindisi. Il lavoro era un po' era difficile perché essendo venuto da una città non conoscevo nessuno e poi cioè, questi amici qua mi hanno spiegato che dovevo fare per cercare un lavoro. Cioè, poi ho comprato la bicicletta e quindi all'inizio giocavamo al dormitorio, cioè facevamo 4-4 il piccolo, cioè per divertirsi, e ci vedevano giocare, si sono fermate con la macchina a vederci e giocavamo, e pian piano ci hanno visto che siamo forti e poi noi abbiamo chiesto se potevamo fare qualche squadra e loro hanno detto perché no, e hanno deciso di formare questa squadra Migrantes. E noi loro sono come i nostri genitori. Ci allenavamo ogni settimana 2 volte, lunedì e venerdì. Poi andiamo anche a fare delle amichevole contro squadre della provincia. All'inizio è stato un po' difficile, perdevamo. E penso che a perdere una partita significa tanta cosa. Cioè ci permette di riflettere, il punto dove abbiamo sbagliato, ci permette di rifarsi dopo il prossimo allenamento, cioè la prossima partita. Tirare 2 calci per noi significa tanta cosa, cioè ci permette di dimenticare il passato, che ognuno ha alle spalle le sue storie, e quindi secondo noi se giochiamo 30 minuti ci dimentichiamo del passato, ci dimentichiamo della realtà. Tanta gente dall'inizio a Brindisi qua che stava voleva lanciare un messaggio forte, un messaggio per farci vederci che non siamo inferiori. Quindi con questa squadra qua noi pensiamo di poter lanciare un messaggio forte, un segnale.